che cosa accade durante le benedizioni. Racconto ora, sempre in base alla mia esperienza, ciò che accade durante le benedizioni alle persone disturbate dal maligno. Introduco il momento di preghiera come segue. Preghiamo insieme per chiedere al Signore di aiutarci a capire qual è la causa del male che la opprime e a comprendere di che cosa ha veramente bisogno. Mentre prego poi mentalmente, chiedo che scenda sulla persona la benedizione di Dio, di Gesù, della Madre Celeste e dei Santi. Sempre in silenzio, nel nome di Gesù, comando ripetutamente ai demoni di andarsene, qualora stiano esercitando su di lei un'azione straordinaria. Invoco il Signore perché cacci via e distrugga ogni eventuale legame con Satana. Se si scatenano delle reazioni molto evidenti, improvviso mal di testa, peso insopportabile sul capo, bruciore alla testa, improvviso e crescente mal di stomaco, oppure violenti e improvvisi colpi di tosse, percezione di scosse elettriche o di trafitture di chiodi o di spilli in varie parti del corpo, intontimento o sonnolenza fortissima, con continui e grandi sbadigli, allora sempre in silenzio insisto nella preghiera di invocazione. In genere, se realmente è un'azione straordinaria del demonio, la persona entra in trance, deforma il volto, quasi sempre le pupille si spostano completamente o quasi completamente in giù o in su e gli occhi appaiono quasi interamente bianchi. A volte ruotano velocemente e le pupille prendono l'aspetto di quelle di un serpente, mentre la cavità orbitale assume un colore rosso fuoco o l'aspetto del ghiaccio. Nello stesso tempo, frequentemente, la persona deve essere tenuta stretta, perché il demonio attraverso di lei reagisce violentemente, gridando pieno di rabbia e di odio frasi di questo genere: «Io non me ne andrò mai», oppure «È mia, è mio, me l'hanno dato e tu non me lo toglierai». Altre volte dice: «Tu non puoi fare niente contro di me, me ne andrò solo quando l'avrò fatta morire». Oppure: «Maledetto, mi hai scoperto, te la farò pagare. Stanotte ne prenderai tante, ti massacrerò di botte». Una volta che il demonio è stato costretto a manifestarsi apertamente, spesso risultano evidenti già i segni della sua presenza: parlare correttamente lingue sconosciute, come ho già scritto nel primo libro, capire chi è chi le parla, conoscere fatti distanti o nascosti, dimostrare di avere forze superiori all'età e alla naturale condizione fisica. Più questi fenomeni sono numerosi, più sono indicativi. Occorre inoltre fare attenzione ad altri segni, soprattutto di ordine morale e spirituale, che rivelano, sotto forma diversa, l'intervento diabolico: forte avversione a Dio, alla Santissima Persona di Gesù, alla Beata Vergine Maria, ai Santi, alla Chiesa, alla Parola di Dio, alle realtà sacre, soprattutto ai sacramenti e alle immagini sacre. Tuttavia, anche davanti a certe manifestazioni, l'esorcista non deve mai essere superficiale, ma deve sempre valutare con estrema prudenza e cautela. L'avversione al sacro, infatti, potrebbe essere indice di una reale azione demoniaca, ma potrebbe essere anche una simulazione, così come la forza che si sprigiona dal corpo potrebbe essere un linguaggio inventato dalla fantasia del soggetto. Quando però queste manifestazioni si associano a fenomeni assolutamente superiori alla capacità fisica o mentale della persona, ecco allora che l'azione del demonio diventa certezza. Un criterio importante per un discernimento più profondo è quello di verificare, di fronte a una manifestazione di avversione al sacro, di forza incredibile o di lingue sconosciute, se è presente anche il fenomeno della conoscenza di cose che la persona non può in alcun modo sapere. Ricordo ad esempio che una volta mi regalarono una garza sulla quale era posta una crosta delle stimmate di Padre Pio, garza che accuratamente nascosi in una busta.
Chi guardava quella busta non poteva di certo intuirne il contenuto. Appena la mostrai, il demonio attraverso la persona urlò: «Quella cosa no, maledetto, quella cosa no, mi fa schifo, puzza!» Quale non fu lo stupore dei presenti, che nulla sapevano del contenuto della busta, quando una volta aperta davanti a loro, videro che conteneva veramente una garza di stoffa con una piccola crosta delle stimade di Padre Pio. In un'altra occasione avevo ermeticamente chiuso in un sacchetto una reliquia di Santa Rita, senza che nessuno lo sapesse. Il demonio, che già da un po' di tempo stava cercando di far credere a una donna posseduta di essere pazza, in un primo momento mi rispose: «Non te lo dirò mai cosa hai in quel sacchetto, perché se te lo dico lei non crederà più di essere pazza». Io con decisione ordinai di nuovo: «Nel nome di Gesù devi dirmelo». Il demonio continuò a gridare con voce d'oltretomba che non l'avrebbe mai detto, ma dopo poco cominciò a cedere e urlò: «È un pezzo di vestito!» A questa risposta subito dissi: «È vero, è un pezzo di vestito, ma di chi è questo vestito?» Con grande sforzo, come quello che si deve fare quando si ha una ripugnanza invincibile, rispose: «Santa!» E si fermò, dopo avergli intimato di proseguire nel nome di Gesù e dell'Immacolata Concezione, finalmente disse: «Santa Rita, quella basta!» E io e i miei volontari, pieni di gioia, lodammo il Signore e ringraziamo Santa Rita, la santa dei casi impossibili, per aver ottenuto quella risposta. La stessa cosa avvenne con una reliquia di Santa Chiara da Montefalco. In quella circostanza il demonio esclamò: «Mi ha offeso profondamente con le sue visioni quella bas. Tanto ce ne sono a milioni che non sono come lei». Un altro giorno, senza dire che cosa fosse durante una benedizione, presentai una busta che era stata messa a contatto con la Sacra Sindone. Dopo una preghiera di introduzione, il demonio disse: «Tira via quella robaccia, brucio, mi fai bruciare!» Urla e bestemmie a non finire con voce cavernosa ed oltretomba: «In questa busta c'è una luce che mi abbaglia e mi brucia. Bastardo, tirala via! Non posso parlarne di più perché mi uccide. In questa busta c'è amore, potenza, perdono. Dio in se stesso è amore per voi, voi esseri umani. L'unico che vi ama, non credere a nessun altro, non credere a noi. Non possiamo amarvi, possiamo solo distruggervi. Noi siamo puro odio. È lui che mi obbliga a dire questo, ecco perché sto soffrendo così tanto». Poi mi minacciò con le seguenti parole: «Se non ci fosse lei che ti protegge, ti avrei già ucciso, ti avrei attaccato ad un uncino e a testa in giù e ti avrei squarciato e fatto a pezzettini per farti soffrire di più. Te la farò pagare, stanotte ti vengo a trovare e ti massacro di botte». Io risposi: «Non ti è permesso, altrimenti l'avresti già fatto». Il demonio replicò: «Se non ci fosse quella là», si riferisce all'Immacolata, «che non me lo permette, saresti già morto». Crea sempre grande sconcerto in coloro che assistono alle benedizioni sentire il demonio, attraverso la persona posseduta, rivelare aspetti della loro vita che soltanto essi conoscono. Come ho già detto, il demonio spesso si esprime in lingue, ma ha molto impressionato l'episodio che mi è capitato quando benedissi alcune persone straniere che non conoscevano la nostra lingua. In quell'occasione il demonio si espresse in un italiano perfetto, usando perfino un dialetto parlato solo in un paesino della Sicilia. Un altro fenomeno che rivela chiaramente la presenza dell'azione straordinaria del demonio è la reazione della persona alla benedizione fatta in silenzio, e in particolare nei momenti in cui chiedo al Signore e all'Immacolata di liberarla. La persona colpita da Satana si agita e comincia a bestemmiare e grida: «Non pregare più, stai zitto, mi dai fastidio quello che stai dicendo». È incredibile come il demonio riesca a percepire anche la preghiera
recitata in silenzio. Il demonio può manifestarsi con un timbro di voce cupo, cavernoso e rauco, oppure stridulo e metallico. In alcuni casi l'ho sentito ringhiare come un cane o ruggire come un leone. In altri sibilare come un serpente, imitandone persino i movimenti. Ricordo un ragazzo che, dopo essersi sdraiato sul pavimento della chiesa, cominciò a vibrare talmente velocemente che lievitò fino a circa 30 centimetri da terra, rimanendo sospeso più o meno 5 minuti. Questo è l'unico caso di levitazione che mi è capitato. Una volta a terra, cominciò poi a sibilare e a spostarsi per la chiesa, riproducendo gli stessi movimenti di un serpente. Un giorno portammo gli ammalati spirituali nella casa natale di Santa Rita. Successe di tutto. Volevano scappare, urlavano parole di fuoco contro Santa Rita e le urla erano talmente disumane che cominciò ad accorrere la gente del paese per vedere cosa stesse succedendo. Pensavano che ci fosse un orso nei dintorni e che si urlasse per lo spavento. Li tranquillizzai dicendo di non preoccuparsi perché si trattava di persone malate. Continuai la preghiera mentre il demonio urlava: «Sto bruciando, portami via da qui, maledetto, maledetto, non mi toccare», si riferiva a Santa Rita, «lasciami stare, non è ancora il mio tempo di uscire». Durante un pellegrinaggio sul pullman, una malata spirituale cominciò a gridare: «Basta, non mi portare lì, io non ci vengo, maledetto, se mi porti questa notte te la faccio pagare, ti massacrerò di botte». Io le chiesi: «Perché ti fa paura il posto in cui stiamo andando?» Rispose: «Quel basso di prelato non lo voglio vedere, mi dà fastidio, non lo sopporto, e poi mi dà fastidio la concelebrazione». Io chiesi: «Quale concelebrazione?» Replicò: «Sì, lo sai, dopo vedrai sull'altare, ci saranno 8 consacrati, vedrai se non è vero». I miei volontari e io ci guardammo allibiti, perché non ci aspettavamo una simile risposta. Eravamo veramente curiosi di sapere se aveva detto la verità. E quale non fu la nostra sorpresa quando, arrivati in chiesa, trovammo sull'altare il vescovo Monsignor Andrea Gemma con altri 7 sacerdoti. Incredibile, erano 8 come aveva predetto il demonio poche ore prima. A questo punto feci notare ai miei volontari che quando Dio vuole che il demonio dica la verità, esso è costretto a farlo. Questo episodio servì per la conversione di alcune persone che erano con noi e che non credevano nell'esistenza del demonio. Alla fine del pellegrinaggio, esse non finivano più di ringraziarmi per aver avuto l'occasione di assistere a questo evento tanto inconsueto e provvidenziale. Risposi che logicamente non dovevano ringraziare me, ma il Signore e la Madre Santissima. Durante le benedizioni, spesso il demonio passa in brevi istanti da un atteggiamento spavaldo, arrogante, sarcastico, a un atteggiamento supplichevole e remissivo, proprio di chi si sente sopraffatto da un'autorità suprema. Passa da sorrisi beffardi a risate ironiche e sataniche, a tremori di spavento con urla di pianto, in alcuni casi tenta di fuggire, in altri sputa, inveisce, minaccia e cerca di aggredire, maledice e pronuncia parole blasfeme e oscene. Tutte queste manifestazioni si accompagnano talora a conati di vomito con le emissioni di schiuma alla bocca. In alcuni casi le sue espressioni sono tra il serio e il faceto, come quando durante una benedizione disse: «Sei solo, non mi puoi fare nulla contro di noi». Gli risposi: «Non è vero che sono solo, il Signore Gesù e l'Immacolata non mi abbandonano mai, e poi ci sono i sacerdoti esorcisti che ti fanno una guerra spietata». Lui ribatté: «Gli esorcisti credono alla mia esistenza sono pochi». Risate a squarciagola. «La maggior parte di loro non ha mai praticato un esorcismo contro di me, perché hanno paura, ed altri faccio credere che queste cose non esistano». Risata satanica da oltretomba.
Un'altra sua caratteristica è l'insistente richiesta di fare un patto con lui come se fosse Dio. Ti do il potere, le donne, i soldi. Se fai un patto con me, io gli rispondo: Satana, bevi tu stesso il tuo veleno. Io appartengo a Gesù e alla Madre di Dio. A questo punto urla e pronuncia bestemmie disumane e parole di fuoco contro di me. A volte dice: adorate me, io sono Dio, non quello che è morto in croce. Mettetevi in ginocchio quando si pronuncia il mio nome. Io sono l'Onnipotente, invocate me. Allora intervengo: vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Matteo 4, 1-10. Aggiungo poi le parole di San Paolo: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Oppure: Gesù, tu sei il mio Signore e mio Dio. Sempre risponde rabbiosamente con superbia e presunzione: mai, mai, io sono Dio. Guardati intorno e vedi come tutti mi seguono, come tutti cercano quello che io gli voglio dare, ossia potere e sesso. Un ulteriore caratteristico atteggiamento del demonio durante le benedizioni è quello di parlare velocemente per non farti pregare bene. Prende di mira nel suo linguaggio beffardo tutto ciò che è bello, buono, sano e armonioso, minacciando di volerlo deturpare e distruggere. In modo particolare ha in odio il sacramento del matrimonio e gli affetti familiari. Reagisce in maniera fortissima quando dico: Signore, libera questa famiglia da tutte le fatture e da tutti i malefici fatti contro il matrimonio e fidanzamento. Con voce d'oltretomba ribatte: stai zitto, bastardo, non dire queste cose. Altre volte definisce gli organismi sessuali con evidente linguaggio metaforico il centro del mondo. Riscontrai reazioni furibonde quando benedissi il fidanzamento di due giovani che si erano impegnati seriamente a viverlo nella castità. Il demonio definì questa loro scelta come una porcheria che non serve a nulla. Mi colpisce molto anche il modo con cui capovolge le cose, facendo credere bene il male e viceversa. Ad esempio, presentandogli una reliquia, dice: che puzza, è la puzza di chi ha scelto lui. Si riferisce a Gesù Cristo, che per odio e disprezzo non nomina quasi mai. Se lo nomina è soltanto per imprecare contro di lui, con bestemmie, parole di fuoco. E se gli mostro una corona del rosario, la definisce catena maledetta con la croce in fondo, arnese marcio e puzzolente, fatto di escrementi di capra. All'aspersione con l'acqua benedetta ha protestato dicendo che non vuole essere lavato da quell'acqua puzzolente che lo brucia. Alle mie parole: benedici Signore questo nostro fratello, prontamente risponde: che sia maledetto, lo porterò con me all'inferno, lo farò morire, morrà, vedrai. Nelle sue invettive emerge sempre come egli sia davvero colui che tenta continuamente di dividere gli uomini e di aizzarli gli uni contro gli altri. Ci tiene a sottolineare infatti che ama l'odio e la calunnia fra gli uomini ed è avido della malvagità umana, perché, come ha affermato più volte, sono cibo che mi alimenta e mi rafforza. Riguardo alla potenza della preghiera, un giorno al Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deo, disse: se voi viveste in ginocchio davanti a Lui e cantaste le sue lodi come fanno gli angeli, noi non avremmo tutto il potere che ci date su di voi. A tal proposito, tante volte l'ho sentito affermare, in perfetta sintonia con la teologia, che il male è una scelta della nostra volontà e quando la volontà umana, sorretta dalla grazia, gli si oppone, non può nulla. Allo stesso tempo, tante volte ha anche affermato, in maniera molto chiara, questa sua principale attività in mezzo agli uomini, che è appunto la tentazione. Una volta, al momento in cui venne definito come radice di tutti i mali,
fomite dei vizi, seduttore degli uomini, ingannatore dei popoli, ha espresso la sua attività tentatrice con queste parole eloquentissime. Il nostro dovere è tentare sempre, chiunque, dovunque e comunque. Moltissimi cadono nella nostra rete, tanti ci cadono per sempre. Particolarmente consolante è l'esperienza della potenza di Maria, quando la invoco durante le preghiere di liberazione. I demoni, per il loro grande odio e disprezzo nei confronti della Madre di Dio, si infuriano grandemente e, senza osare mai chiamarla per nome, dicono quella, aggiungendo a quella un cumulo di ingiurie. È impressionante la loro rabbia quando nomino la Madonna. Con il titolo di Immacolata Concezione, colei che ha la missione di schiacciare la testa di Satana e di tutti gli angeli ribelli. Questo titolo ricorda loro la consacrazione del mondo fatta al cuore immacolato di Maria, che ha causato il fallimento di tanti loro progetti su scala mondiale. Riguardo al Santo Rosario, una volta, mentre misi una corona al collo della persona che veniva benedetta, il demonio disse: «Tira via quella corona fatta con sterco di pecora. Mi sta schiacciando, pesa quella catena con la croce in fondo, mi brucia e mi soffoca». Io esclamai: «Da oggi in poi questa nostra sorella pregherà il rosario ogni giorno». E il demonio subito rispose: «Ma tanto siete pochi che lo dite», si riferiva al rosario, «in confronto al mondo intero. Ebbene, per me che sia così, perché mi fa male, perché invocate quella là», si riferiva alla Madonna, «mi ricordate la vita di quello», si riferiva alla vita di Gesù, «che meditiamo nei misteri del rosario». In un'altra occasione, il demonio, vedendo la corona del Santo Rosario, immediatamente disse: «Leva quella catena, leva quella catena con la croce in fondo. Lei ci frusta con quella catena». Anche questo è certamente un linguaggio metaforico, che però ci fa capire in modo molto concreto la potenza del rosario e quanto il demonio lo tema, e quanto tema Maria, la Madre di Dio, l'Immacolata Concezione. Ecco, penso che non ci sia niente da aggiungere, è stato spiegato tutto. Aggiungo solo due paroline per farvi capire una cosa. Quando uno è posseduto o uno è vessato e va nei santuari, nelle parrocchie dove veramente c'è la preghiera, sta male, lo capisce. Capisce la forza che c'è dentro, l'energia, chiamiamola energia, che c'è dentro in quella chiesa, in quel santuario, in quel gruppo di preghiera, capito? Ad esempio, avete visto a Santa Rita quello che è successo? Ecco, quando si va nei posti santi, veramente santi, il demonio esplode, non si può nascondere, ricordatevelo. A Santa Rita c'è il bastone di Santa Rita, quando si dà una benedizione con il bastone di Santa Rita, la suora appoggia il bastone di Santa Rita ai posseduti o vessati, esplodono di una rabbia feroce. Voi non potete capire come prendere queste cose. Oppure quando si va a Lourdes, si fa i bagni, nelle vasche succede di tutto, un'esplosione unica, o nel santuario da Padre Pio, eccetera, eccetera. In tantissimi posti che veramente sono santi, che c'è tanta preghiera, il demonio esplode, non può stare dentro, non può stare zitto. Va bene?